Togni, il peggior Pescara stagionale, esce sconfitto da Castellammare di Stabia nonostante stesse portando a casa un punto d'oro, se non fosse stato per quel rigore che definire dubbio è un eufemismo. No, sì, purtroppo ci è capitato un altro sabato un po' storto, diciamo così, però non è che possiamo stare adesso a piangersi addosso, dobbiamo prendere, lavorare, cercare di prendere una vittoria subito per salire anche il morale di tutti. Il Pescara che ha pagato dazio alla maggior determinazione e abnegazione dei campani, cosa non ha funzionato nell'approccio alla partita specialmente? No, anche qua c'è un ambiente anche particolare, il campo è strano, loro venivano con una voglia sicuramente soprattutto più di noi, però loro venivano in una situazione anche un po' di più peggiore della nostra. Non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare, non c'è tanto da dire, c'è solo da lavorare e basta. Sul piano personale, quando respiri aria campana, Togni sembra rinascere, una buona prestazione in fase difensiva ed un gol bellissimo su calcio piazzato. No, sì, a livello personale ci fa piacere perché ti arriva una categoria nuova, una categoria con più qualità, con più protagonismo, e è normale che ti fa piacere, però è inutile avere delle soddisfazioni personali, rimane sempre una cosa in negativa che è la sconfitta, e nessun giocatore può poter fare anche 3 gol, non sarei contento come non sono adesso. Primo tempo da centrale, secondo prevalentemente da mezz'ala, dove ti sei trovato meglio? Sì, perché dipende anche dalla situazione della partita, dipende anche dalle situazioni, dipende anche dai momenti. Ti devi adattare subito a certi ruoli, ho avuto la fortuna di fare l'inizio stagione con quel ruolo lì e più o meno in testa ce l'avevo i movimenti da fare e cercato di dare meglio, cioè solo quello. 10 gol subiti nelle ultime 3 trasferte, dato preoccupante. Sì, però non è che ci stiamo a pensare troppo su queste cose, noi andiamo avanti per le nostre strade, come dice sempre il mister, è importante lavorare e andare sempre avanti.